cominciare subito. E poi la zona dove si scrive, niente di speciale, no? Le cose più importanti che nell'uso quotidiano effettivamente mi servono sono questa barra qui, dove, che serve per selezionare l'ambiente. Che mi permette di dire ogni paragrafo di che cosa si tratta. E poi questo comando qua, questo pulsante qui, che vi permette di avere in un solo clic, senza batter, senza battito naturale, l'output del vostro documento. Il documento che potete impostare da documento impostazioni, ci sono cose importanti tipo qua possiamo inserire che cosa vogliamo che il nostro documento sia, quindi se deve essere un articolo, se deve essere un libro, se deve essere una lettera, eccetera. E poi qui ci sono un mare di impostazioni per personalizzare in vari modi il vostro documento. Una passeggiata tra queste cose può un po' aiutarvi a configurare, a risolvere i problemi di configurazione più comuni. Una cosa importante, quindi, una cosa importante appunto l'utilizzo di questa zona qui, perché è quella che effettivamente poi vi andrà a dare tutti i vantaggi che X e Tex possono portarvi al vostro documento. Quindi ad esempio se vogliamo fare un titolo, formulario, andiamo a impostare questa come sezione. Se vogliamo fare un secondo un sottotitolo, ad esempio formule equazioni di secondo grado, primo grado, questa è una sottosezione, no? La cosa carina è che come si diceva prima, una volta che si fa questo discorso, inserire un indice e con discorso di tipo esegue indice è semplice quanto fare inserisci elenco indice. Solo clic, otteniamo subito il risultato. Da qui possiamo fare un numero di cose, non soltanto i titoli, possiamo anche mettere degli elenchi A, B, C. Questi elenchi possono essere numerati. Quindi, qui sono tutte le varie opzioni che Word vi mette come grassetto, corsivo, sottolineato, dimensione carattere, tutto quanto è tutto concentrato in quella zona, perché noi non vogliamo dire al software come vogliamo che il testo sembri, noi vogliamo dire al software che cos'è questo testo. Questa è la filosofia e questo è quello che importa. Quando noi scriviamo gli appunti, noi scriviamo una tesi, non vogliamo dire okay, allora questo è un titolo, quindi il titolo facciamo un Times New Roman 16 punti, grassetto, corso sottolineato, centrato, con il numerino. No. Con questa zona noi andiamo a sostituire tutta quella sezione di formattazione con questa formattazione, possiamo dire semantica, anche quella si sta spostando in direzione semantica. Ok, questo è quello che dicevo. Andiamo a vedere esempi pratici di utilizzo di Mix. Quindi soprattutto andiamo a vedere quello che presumo quasi sia una maggioranza di persone che comunque sono in fare ingegneria e quindi di persone che hanno a che fare con la matematica dei loro corsi e nella loro vita professionale. Noi, quello che offre loro Word è questa scomodissima interfaccia, scomodissima. Se bisogna mettere un'equazione ogni tanto fa il suo sporco mestiere, ma soprattutto durante l'esercitazione, durante i compiti, durante le prove, durante i corsi, normalmente con questa interfaccia non si riesce a stare dietro al professore in sostanza, e se uno sta prendendo gli appunti, ad esempio, questo è un grosso problema. E X a primo impatto non è che sembra essere molto meglio, perché se qui abbiamo delle palette con i vari comandi, qui abbiamo delle palette con dei vari comandi. Allora, siccome può essere difficile, soprattutto all'inizio, cercare di andare di velocità
con questi strumenti, il mio obiettivo principale adesso è darvi i rudimenti, i primi passi, in modo tale da utilizzare subito con profitto il programma. Tutto inizia con il CtrlM che inserisce uno spazietto, che inserisce una formula. La formula, una volta inserita, compare così. Un riquadro blu al cui interno noi possiamo scrivere. Ad esempio, cominciamo degli esempi semplici. Ax più b uguale a 0. Per fare questo noi ci spostiamo dentro l'ambiente con delle frecce, no? E scriviamo ax più b uguale a 0. Noi scriviamo, ho scritto la formula nel modo più semplice possibile, ed è poi compito di Liz, di Tech, di tutto quanto, cercare di interpretare il testo, quindi capire che più è un simbolo di operazione, che quindi ha bisogno che non va messo in corsivo, ha bisogno di un po' di spazio tra le lettere, mentre i termini tipo AX sono due letterali che vengono moltiplicati e quindi vanno messi assieme in corsivo, eccetera. Scusa? Sì. Non ho capito come hai fatto a mettere quella parentesi blu, cioè a scrivere in modo matematico la cosa. Con CtrlM. Ci sei? Ok, grazie. Alternativamente mi pare che ci sia un pulsante anche sulla... Sì. C'è anche questo pulsante qua, inserisci matematica. Il problema è che comincia ad andare a cercare i comandi nelle varie interfacce dell'interfaccia grafica, rischia di rimanere indietro, e questo non lo vogliamo, no? Appunto, mettiamo che a questo punto lui ci dà il professore ci dice: ok, ma deve essere diverso da zero, il simbolo diverso sulla tastiera del computer non ce l'abbiamo, ovviamente. Cosa andiamo a fare? Quello che una persona può cercare di fare è andare a cercare tra le varie palette dove è diverso. Adesso a questo punto non lo so neanche io. Sarà qui, ma qui. Eccolo qua. Una volta che abbiamo trovato, dovremmo fare il frutto della nostra ricerca e vedere che il nome del comando è MAC. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io chiudo qua e metto barra come comandi di... come in Tech si mettono i comandi, come ci ha fatto vedere il buon Siv, MAC e poi uno spazio, già ci informa che facendo così ci mette il simbolo di diverso, e con lo spazio abbiamo quello che cerchiamo. E soprattutto però è importante ricordarsi che di questi comandi è possibile ottenere il nome, che normalmente comunque non è un nome astruso, tipo, adesso faremo un altro esempio, tipo per avere la delta, dicito delta. E quindi memorizzando questi documenti possiamo andare molto velocemente, sostanzialmente siamo limitati dalla velocità di scrittura. Ad esempio, la soluzione delle equazioni di primo grado è x uguale a b su a, se è diverso da 0. La soluzione, siccome questo è il risultato, lo voglio mettere centrato, e questo lo si fa con il CTRL SHIFT M. Come si mette la frazione x uguale? Per la frazione possiamo usare questo pulsante, è più veloce se scriviamo frac per fraction. A questo punto b, esposto nello spazio in basso con una freccia giù, a, e abbiamo l'equazione. Chiaro? Aumentiamo di livello, andiamo con un'equazione di secondo grado, quindi scriviamo formula delle equazioni di secondo grado. Normalmente questo punto, questa è una sezione. Se io, quando ho aperto questo menu, scrivo il nome
quello che voglio avere, in questo esempio sezzi on, tipo sotto sezione, vedete che la scelta si limita soltanto ai tipi di ambiente che noi che iniziano con quello che abbiamo scritto. Quindi se questa interfaccia così può essere intimidante perché c'è un mare di roba, basta scrivere quello che si vuole e si arriva subito al risultato. Quindi, quando la barra nera se ne va, possiamo scrivere l'equazione e ax quadro. X quadro, l'apice, il testo all'apice come si mette? Lo si mette con il tasto, con questo simbolo, questo tasto, quello del character. Come normalmente una persona scrive dei documenti, a x quadro, no? A x quadro. Determinante delta uguale a b quadro meno 4ac. Come lo mettiamo? Il delta, abbiamo detto barra, importante, poi delta uguale a b quadro meno 4ac, il quadro spazio per uscire dalla zona dell'apice meno 4ac. Per il pedice, che ci serve per scrivere la soluzione di questa equazione, mettiamo la nostra equazione centrata, si usa l'underscore, la barra in basso. Se riuscisse a fare la velocità. Underscore 1,3 spazio uguale a cosa? La frazione frac. Vedete, già lui ha capito che, siccome ho usato molto frac in passato, lui me lo propone in grigio. Quindi basta che premo tab e lui me lo autocompleta. Quindi si può andare ancora più, quindi in questo modo l'X cerca di essere ancora più veloce nell'uso normale. Quindi meno B più o meno dov'è? Oddio. Più o meno è PM. La radice quadrata, di nuovo la radice quadrata se la vogliamo è qua, ma sappiate che è SQRT, SQRT, di programmazione magari non possiamo parlare. B sopra, quadro, spazio uscire, meno 4AC, anche se prima ne avevo detto che tutta questa barra si chiama delta. Sono 2A, quindi a velocità normale è 1, 2, 4, che alla fine utilizzando X, la cosa che voglio farvi capire è che utilizzando l'X è possibile stare al passo con le lezioni, è possibile riuscire a prendere appunti in maniera efficace, come se aveste davanti proprio un foglio di carta su cui andate a scrivere, su cui voi andate a scrivere con la penna in maniera regolare. Non è rocket science, ci riesco anch'io. Poi mettiamo che il professore ci dica, ok, se delta è maggiore di 0, delta è uguale a 0, delta è minore a 0, succedono queste cose. Per realizzare qualcosa di questo genere noi possiamo utilizzare
siccome ha un aspetto un po' tabellare, da un lato sulla prima colonna abbiamo le condizioni, la seconda colonna abbiamo i segni di indicazione, la terza colonna abbiamo i risultati, ci viene comodo usare inserisci matematica contesto equation array, equation array, serie di equazioni, che mi crea questa cosa un po' enigmatica con tre quadrati. Di nuovo la prima, sono in realtà, questa in realtà è una serie di un'equazione con questo pulsante, se ne aggiungono altre, è più veloce però fare il control invio per aggiungerne, e in questo modo questo ci dà uno schema in cui andare a inserire l'equazione che il professore ha scritto. Delta minore 0 implica, in inglese implies, indovinate, indoviniamo un po', praticamente implies mi dà la peggio indicazione. Solo 2 e solo neck per singolo inverso, no? X2 delta uguale 0 contro z per annullare ovviamente. Sono in, per i simboli negati si usa normalmente not. Not inserisce la barra di negazione su cui poi possiamo andare a mettere il simbolo effettivo, in questo caso quello di appartenenza, che guarda caso è in, quindi con not in abbiamo il simbolo di non appartenenza ad R. Se vogliamo fare i figli, per R c'è il simbolo lavagna, c'è lo stile lavagna, per avere proprio quello che si usa sui libri di testo. Poi, per le funzioni, soprattutto quelle comuni, l'X, l'X, l'ATEC, quindi l'X ci mette a disposizione un elenco di formule preconfezionate, ad esempio il limiter. Quindi se dobbiamo scrivere questo aggeggio qua, il limite degli alternativi finiti eccetera, possiamo usare per l'appunto l'in. Come si mette però il testo di sotto? Siccome l'X sa che normalmente sotto il limite il testo bisogna scrivere di sotto X che tende a più infinito ad esempio, allora basta che io dici il tasto di pedice, e lui capisce che lo deve mettere sotto perché sa che è un limite. X che tende to più infinito, e questo è infinito. Usciamo con la freccia destra, con lo spazio dalla zona, questo diventa sotto appendice, e poi possiamo scrivere il testo che è tra parentesi. Se usassi le parentesi normali, in questo, il problema è che quando poi scrivo il quadrato mi esce da fuori. Questo è sia brutto sia lento, perché è molto più veloce scrivere CTRL M, no, ALT M, seguito dalla parentesi, che mi mette già una coppia di parentesi, che mi mette da lui una coppia di parentesi che ha la proprietà aggiuntiva che questa coppia di parentesi si adatta alle dimensioni del contenuto. Per cui anche se vado a scrivere cose grandi, questa si ridimensiona eccetera, quindi abbiamo sempre il risultato giusto con minore spesa di tempo. C uguale a più infinito. Poi matrici, se dobbiamo mettere una matrice questo non è un grosso problema.
Per la matrice viene più comodo utilizzare l'interfaccia grafica. Inserisci matrice, fatta apposta, questo è 2x2. Ok. La matrice a BCD, con le frecce mi sposto come necessario. Questa la matrice era messa tra parentesi quadre, per cui, come abbiamo fatto per le parentesi tonde, alterne parentesi quadra, vi mette subito velocemente le parentesi di dimensione giusta, l'inversa da meno 1 uguale all'inverso del determinante, mai dimenticarlo, di BC. Perdimo parentesi quadra, un'altra matrice di A meno B meno C. Ad esempio, no? Introduciamo adesso, per esempio, la somma, una bella sommatoria. Per la sommatoria abbiamo di nuovo il simbolo qua, ma è molto più veloce. Direi che siccome la somma è alla x è uguale a che cosa? È una sommatoria, per cui basta scrivere sum. Di nuovo x sa che la sommatoria si scrive sotto e sopra, per cui se metto il pedice lui si sposta intelligentemente sotto, se i vado a 0. Metto il apice e lui capisce che deve scrivere sopra, più infinito, esco, e poi possiamo scrivere come al solito frazione di x alla y sui fattoriale. Il fattoriale è tranquillissimo per questo attimo. Qui non si aggiunge niente di particolare. Sì, invece spesso ci troviamo in situazioni in cui bisogna andare a ripetere dei particolari pezzi specifici di formattazione o di testo più volte. Ad esempio alcuni professori, molti professori si lamenterebbero di come è stata formula in quel modo, perché la D è in corsivo. La D non deve essere in corsivo perché è un operatore matematico e deve essere dritta. Non moltiplico per il D, in un certo senso, è un DX e questo viene moltiplicato. E allora cerchiamo di soddisfare anche i professori più perduranti, che può essere utile in caso di testa. Per fare questi discorsi un po' più raffinati e un po' più complicati, è possibile gestirli in maniera veloce con una macromatematica. Che cos'è la macromatematica? In sostanza mi permette, come ha già fatto vedere Siv, di mettere di creare il proprio comando. In questo caso, per esempio, siccome vogliamo fare per bene un dx, noi lo chiameremo d. Questa macro avrà un argomento che in questo caso si chiama cancelletto 1, in cui vogliamo che questo sia il D seguito dall'argomento, e questo D deve essere messo in maniera non deve essere in corsivo, quindi in romano. In questo modo, quando il professore ci chiede di copiare una formula come questa, noi la possiamo scrivere velocemente dicendo che l'integrale, che è comunque int, l'integrale di la radice quadrata square 1 meno f al quadrato di x in d x. Utilizzando d direttamente ci mostra questa piccola finestrella. Ricordateci che stiamo usando il D, e qua sa che ci vuole, perché c'è l'argomento che stiamo utilizzando, e quindi ci mostra lo spazio dove inserirlo.
X. In questo modo abbiamo, possiamo riutilizzare velocemente dei segmenti comuni utilizzando veramente pochi tasti. E poi questa cosa verrà utile quando il mio collega andrà a farvi vedere cose un po' più sofisticate che si utilizzano su queste matrici. Poi vi farà vedere. E ok. Vabbè. Quindi in sostanza vi consiglio di farvi una lettura sulle varie sezioni di aiuto che vi vanno a spiegare per fine per segno che cosa fa ciascuno di questi pulsanti. Per esempio, questo pulsante vi mostra l'enfasi, non si chiama corsivo, si chiama enfasi perché a seconda dello stile che state utilizzando l'enfasi può essere corsivo, può essere graffetto. A voi cosa interessa? A voi interessa che questo testo vi salti in qualche modo, di nuovo, formattazione semantica. E per l'enfasi si usa il control E. Quindi, equazione di secondo grado ha due soluzioni. Se voglio fare l'enfasi su due, mi basta mettere control E. E niente. Quindi la sezione di aiuto vi spiega le funzioni fondamentali, ad esempio per inserire una immagine possiamo utilizzare questo pulsante che inserisce un'immagine flottante. Cosa vuol dire? Che questo è uno spazio che flotta, non è impostato, non apparirà necessariamente dopo quella equazione, non apparirà necessariamente in questo punto. Quando io la metto lì, vuol dire io vorrei che questa immagine, che è questo blocco flottante, compaia circa lì, dove ti viene meglio. Perché di nuovo noi non possiamo imporre all'X che il documento sia come lo vogliamo noi. Noi diciamo, voglio il documento che è fatto in questo modo. I flottanti, come per esempio questo di una figura, ci permette di ottenere esattamente questo. Per esempio nella presentazione, che ho fatto per parentesi l'X, le figure erano flottanti, no? Queste immagini che ho inserito, adesso inserisci l'immagine, mostra la scritta, l'interfaccia eccetera con tutte le opzioni, e da qui in questo modo lui ha capito che l'immagine è l'unica cosa che c'è all'interno della slide, la metterò centrata, e questo è quello che poi effettivamente è andato a fare. Se avessi usato per esempio, per questo scopo ad esempio PowerPoint, mi sarei dovuto mettere lì con i vari strumenti a cercare di centrare per bene l'immagine, di dimensionarla, poi di andare sotto a mettere una casella di testo, scrivere sotto titoli di codice ci pensa lui, e farlo tutto a mano. Mentre di nuovo in questo momento noi possiamo dire qua dentro ci devi mettere un'immagine, pensaci tu. Questa cosa funziona con le immagini, ma funziona anche con le tabelle e funziona anche con altri inserti personalizzati. Per esempio qua, questa è una presentazione perché non me l'ho, ma se vado nel documento quello normale c'è anche la possibilità di inserire un algoritmo che non è nient'altro che un po' di testo che flotta. E altre cose utili? Magari non nel contesto del prendere appunti, ma nei contesti in maniera semplice e immediata. È possibile inserire riferimenti sono molto comodi. Ad
esempio, pensiamo di avere un documento complicato come ovviamente ci siamo noi se dovessi avere bisogno su poll.org. Grazie.